thank you 28 aprile 1968. Cari amici di Telegarda appassionati di dialetto, ben ritrovati, anzi vi dico un bel ciao perché ormai sono la 146esima puntata, quindi sto entrando nelle vostre case e un po' da quanto tempo, quindi mi permetto questa, questo atto confidenziale nel darvi un ciao a tutti, naturalmente vi, vi auguro di essere sempre in buona salute, interessati al dialetto. Avete sentito 28 aprile 1968, il famoso 68. Cos'è? Non so, c'è stato un attentato, se vi ricordate, no? Oppure è uscita l'ultima canzone di Celentano, di Mina? No. Il 28 aprile del 68, purtroppo, è morto Giacomo Floriani, il poeta Rivano, che per noi di Telegarde di questa trasmissione è diventato un punto di riferimento importante e spesso vengono recitate le sue poesie. Quindi l'anno prossimo, il 28 aprile 2018, ci saranno i 50 anni dalla morte appunto, di Giacomo Floriani. E allora ho pensato, siccome ad Arco sapete che da qualche mese è attiva un'associazione dialettale Giacomo Floriani, eh, qualcuno di Riva, a dire la verità, si è un po' meravigliato che noi di Arco eh, ci interessiamo a Giacomo Floriani, ma devo dire che fra i nostri soci c'è un po' di tutto, Rivani, Archesi tennesi di dro della val di fiemme delle val giudicarie e quindi veramente un'associazione molto importante naturalmente anche di nago dimenticavo nago ma siccome è un conflitto di interessi perché ho sposato una denac e quindi la lascio in parte se noi disse parla sempre di de quei denac quindi questa associazione mi sembrava giusto invitarla in questa puntata mi fa piacere di aver qua appunto il direttivo. Ecco, vi dico però che ci sarà anche un ospite che non fa parte del direttivo, però chiaramente è un socio dell'associazione, un personaggio importante, ma ve lo presento dopo. Fra l'altro, è un personaggio che voi conoscete, chi segue questa trasmissione l'avrà visto qualche volta appunto nel, in questa trasmissione, non mai troppo tardi per imparare il dialetto. Quindi, benvenuta Associazione Giacomo Floriani, che abbiamo qua. Adesso vi li presento, poi. Ciascuno parlerà, allora, innanzitutto, l'amica Rita Pellegrini, che voi conoscete perché ogni tanto recita Floriani, lei pensate un po' da ragazzina, da bambina, recitava le poesie e scriveva le poesie in dialetto, tanto da essere definita, adesso lei si schermisse come sempre: era definita la più giovane poetessa dialettale, trentina negli anni sessanta. Ciao Rita, Ciao, eh, quindi poi ne parliamo, eh. Poi abbiamo uno che le montagne amate da Floriani le vedeva dall'alto: vedeva dall'alto Laddegarda, vedeva tutti questi belli ambienti. È il Mauro Galas, che Mauro Galas scendeva col deltaplano. Esatto. esatto. Poi cosa è successo? Anche lui si è innamorato delle poesie dei Floriani, del dialetto, e scrive da quanti anni adesso poesie in dialetto? Dime subito questa curiosità. dialetto da una ventina d'anni circa. Eh, da una ventina d'anni, quindi anche il Mauro Galas è qui ospite, fa parte del direttivo. E poi naturalmente abbiamo eh, il presidente, presidente Rivano Doc, ecco quindi quei derivai è yeah, salvaguardai. D.O.C.G. se possibile. Ecco, passo davanti. D.O.C.G. Eh, oh, Con orgoglio. Di origine quindi. R Rivana, Rivana, Rivana. Noi dicevo Doc, tu invece addirittura sei fatto un passo avanti. O.G.G. Esatto. Quindi Livio, Livio Rivano Doc, poi trasferito a, a Castelletto di Brenzone per questioni di cuore, di matrimonio, dove ha aperto quel bellissimo ristorante Osteria al Pescatore, però lui spesso viene a riva, amante del dialetto, recita tutti gli anni quando c'è la benedizione delle barche, la, Madoni, eh, la Madonina, sullo Speron, e poi è ricordato, adesso Livio, partiamo subito da te, mi ricordi le tue battaglie per far intitolare... Liceo tecnologico, geometri e ragionieri. A Giacomo Floriani perché c'era qualcuno che non ne voglia sapere. Cosa ricordi di quel periodo? Ecco, Anni 80 se non erro Sì, sì, eh, ricordo semplicemente questo: tu hai detto battaglie ed è, una vera, è stata una vera battaglia perché ho scoperto di essere un guerriero, un guerriero, senza, senza vanto, sia chiaro: l'ultimo dei Moicani. Esatto, perché in effetti. Nel momento in cui il nostro istituto si è staccato dalla casa madre di Rovereto Fontana, era, bisognava intitolarlo a qualche, perso a qualche personaggio. Insomma, ecco. Tutti dico tutti, lo Stolino con orgoglio. I miei colleghi hanno pensato ai grandi nomi e in Naudi, e questo, e quell'altro e quest'altro. Invece, ho avuto la fortuna di avere. Un preside che stimo ancora moltissimo, grandioso, che ha fatto l'insegnante di tedesco a tutta riva, il professor Alberto è Tartamella, ecco, esatto, Tartamella, il quale mi Anche ha chiamato nel suo studio e quando ha sentito la mia idea ha detto Parisi, lei continui così che con la mia collaborazione ce la faremo. Infatti ce l'abbiamo fatta. E quindi quando è nato tutto è nato perché, l'ho detto ancora ma lo voglio ripetere perché è il cuore che mi detta adesso queste parole, quando passava dall'Albola, dove sono nato io, il Giacomo Floriani, vedevo questo sto personaggio anomalo, strano, prosacca a spalle, pipa in bocca sempre capelle, bon. E un giorno eh, dico, ma chi sarà sto qua? Perché si fermava a salutare... Mamma, Come domanda alla ah, mia nonna? nonna. Chi era sto chi? Dico, che il sette a passare? Ma la ma, mia nonna mi ha detto, ma lei è un poeta. Come dire proprio? Sì. E di lì qualcosa è, si, è eh, si è acceso nel mio cuore dopo fra l'altro anche tu hai parlato della mamma e una volta a scuola nei vecchi tempi e, e tutti sapevano la Santa Lucia dei Floriani e altre poesie quasi a memoria insomma, ecco. per cui quando mh, poi grazie alla presenza anche di Riccardo, Riccardo Maroni ecco, che ho contattato non dimentichiamo quello, non dimentichiamo quello questo signore qua grandioso anche lui, come Floriani, un po' burbero. burbero, un po' così, però è stato presente. Alla pre... Abbiamo dedicato a lui, grazie al mio carissimo, stupendo, meraviglioso, che non c'è più amico Osvaldo Dongilli, l'aula professor... la la, 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 di disegno dell'istituto. E lì Maroni, posso, sposto un attimo il discorso: si è commosso quando ha visto. Tiro sì, no, lacrime. Alle lacrime, alle lacrime perché dalla finestra dell'aula de de, 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 de de lì si vede San Pero, San Pero ah, quindi ok. sono tutte cose che hanno arricchito il mio cuore, e quindi Giacomo Floriani per me è un... Ecco, questo è il libro che io di Giacomo Floriani, Consunto, consunto quindi... non è un libro da biblioteca messo in bella vista, Però ma che veramente... è un libro... È posso dirlo? Non voglio esagerare, è un mio Vangelo personale. Mio Vangelo. Bene, allora, grazie Livio, adesso, prima di passare... Ma introduco l'ospite, perché introduco l'ospite? Eh, ripeto, è un associato dell'Associazione Floriani ed è Tullio Rigotti, eccolo qua che arriva. Ciao Tullio. Ciao, ciao Sandro. Ecco. Perché Quindi ho qui Tullio? Perché lui e adesso parleremo di quello che sta facendo l'associazione. Perché sta predisponendo la mostra su, su Giacomo, Giacomo Floriani che terremo nella Casa degli Artisti, è il suo canale. Esatto. Fra marzo e maggio. Pensate un po': quasi 17, due mesi dal 17 marzo fino al 6, eh, 6 maggio. maggio. Ecco. E vedo che lui ha già predisposto qua un bel Menabò dei ma ne, questo esatto. ne parliamo dopo. Esatto. Adesso invece il mi motivo. preme. Ne parliamo dopo, tu. Adesso mi preme ritornare alla Rita perché qui dobbiamo dire che la Rita sta curando veramente i rapporti con le scuole elementari, in particolar modo la scuola elementare di Tenno e di Varone, perché lì le maestre veramente, a parte la dirigente dottoressa Paolo Bortolotti, che subito eh, ha detto: Sì, sì, facciamo qualcosa, anche perché lei ha ricordato che anche lei insomma, recitava le poesie di Floriani, la maestra sì. cercava di appunto sollecitare queste poesie in classe. Quindi. Grazie alla dottoressa Bottolotti abbiamo trovato poi grande Risposte. risposta da parte mm. delle maestre. No? Ecco, dici qualcosa di, questa, di questo programma didattico che sta, è già partito? Sì, eh, quantomeno è già stato programmato. Eh, però mi viene in mente una cosa che ho saputo oggi e che diciamo. vi racconto perché è stata proprio eh, bella. Eh, stavo... Stavo tenendo un corso di aggiornamento e parlando per un attimo di questo nostro progetto, eh, due maestri di prima elementare che non parteciperanno a questo, a questo progetto, però mi hanno detto, eh, sai che cosa abbiamo appena fatto? Abbiamo insegnato e hanno appena imparato poche righe di Santa Luzia i bambini di prima. Santa Quindi Luzia. questa cosa vuol dire che comincia a passare e la voglia anche di insegnare ai bambini più piccoli eh, il dialetto è una cosa molto Quindi bella. Quindi stiamo gettando dei semi, sì, delle sementi? Sì, direi proprio di sì, ma anche l'entusiasmo. Dobbiamo però cercare di far sì che questi sementi fruttifichino, no? sì, certo, sì, perché certo, se no rimangono certo. lì. Sì. Inaridite, e eh, un'altra insegnante eh, mi ha detto che ha insegnato eh, così: ha fatto anche una prova prima di cominciare a fare queste cose. Ha insegnato un'altra Santa Luzia, non di Giacomo Floriani, a tutti i bambini della classe: ci sono eh, bambini stranieri. Hanno imparato il dialetto Bacco, Anche con bambini stranieri. Anche quindi avremo bambini stranieri. Ragazzi, non so, dal e Marocco sì, al Bangladesh sì. hanno che reciteranno imparato poesia in dialetto sì, locale. Sì. Beh, questa è ecco, ecco, ma in concreto, nel dettaglio. Ecco, ecco, in concreto, per entrare proprio nei particolari di quello che faranno le maestre poi anticipare cosa faranno sì. in senza entrare. Allora, in... le maestre che hanno la nostra disponibilità, perché il professor Parisi e anche il professor Livio Parisi hanno dato la disponibilità di dare eventualmente una mano certo. per le classi, ecco. Eh, allora, per quel che riguarda eh, una seconda di Varone, eh, ci sarà un programma molto... Dettagliato nel senso che eh, la maestra presenterà e insegnerà ai bambini Filastrocche, Conte riallacciandosi alla storia del territorio, quindi alla storia del Varoncello, alla storia delle Falegnamerie, dei Molini che c'erano, il dialetto. Le robe della di moda. Robe robe dobbiamo ricordare che il dialetto sì, ricorda sì, insomma, le tradizioni sì, del sì. passato. La volta. sfida era insegnare ai bambini piccoli anche stranieri, il dialetto trentino. Sembrava una difficoltà e invece... Mm. Eh, Dai, così. come va? La, sta sì, bene? Sì, sembra eh. che... Anche ah, te cascate a cuccià, <ride> sì. tira su le... le, 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 le. Ecco, poi eh, le altre maestre di quarta e quinta, sempre di Varone, eh, hanno un bellissimo programma. Eh, anche lì si pensa di eh, fare delle ricerche anche su... Ehm, Andando a chiedere ai nonni eccetera per poter rientrare in passato. È una classe, due classi lavoreranno in modo particolare sulla poesia, come è nata il Garda e quindi con un'apertura grafica a disegno sì perché è impostata sì, in modo molto ehm, favolistico sì. no? poi la, la scuola primaria di Tenno ecco perché poi per eh, c'è Tenno, sì, non dimentichiamo sì, terza, quarta e quinta classe le maestre lavoreranno sulle poesie e eh, si pensa, questo è il progetto e pensano di realizzare una serata eh, con uh, uno spettacolo, una sorta di musical, perché saranno accompagnate queste poesie dal coro lago di Tenno. Per Quindi Baco. ci sarà. Proprio una Quindi, manifestazione. Avevi a cominciato per scherzo e sì. invece mi par che scherzo, si è trasformando in roba seria, sì. veramente. Ecco. Sì, ma proprio è l'entusiasmo che vedo, no? Ma sai che ho pensato di fare così piuttosto che. Sì, poi detto da te, insomma, che te che sei <ride> successo. Grazie, Rita. Ritorno adesso al Tullio. Allora, Tullio. Dimmi Pronti. un po, un po' di a perché sennò facciamo certo, come certo. l'associazione delle Italie è lì che i parlano ponta, i parlano cerchiamo, di... cerchiamo almeno dimmi allora, un, un po', po fammi, questo, questa chi sì, allora lei un po' il, diciamo, le, un menabo appunto della, dei pannelli, dei pannelli, dei pannelli. Eh, ma chi è, è i pannelli gli è, gli è circa una trentina, una trentina delle quali si parla appunto della partenza ecco, perché, ospiti eh. Ecco. Eh, si parte appunto dalle notizie autobiografiche no. della, della la, del Giacomo Frodiani Abbiamo appunto la la casa Natia. Alcune eh, la foto diciamo di Lucia sì, dalla de, de, moglie, moglie dal Fratello Luigi Pizzini. Pizzini, Pizzini sì, esatto, esatto. Poi abbiamo una foto dei appena sposati nel 1913. No, ecco, ma teni se no, sconto, perché non dovremmo dire esatto. più dopo il Tang è qualche bella poesia. Però diciamo che la, la mostra è dedicata appunto alle foto fatte dalla SAT negli anni 20 dove eh, si, con, eh, ritrae appunto il Floriani nelle sue passeggiate sa, eh, satine quindi partiamo da una certa logica anche la mostra che parte appunto da Leano fa eh, Malgagrassi quindi si, è un itinerario ben abbastanza preciso beh, non così a casaccio e poi, e poi termina appunto sul Montevelo Naturalmente, anche attraverso il Monte Calino con, con mm. San Pietro e, e quindi la baita, ti praticamente la baita. te è già predisposto. Già predisposto. Ecco. Ma l'interessante anche delle foto che io ho notato io, appunto, mm. è che eh, c'è la licenza appunto, del Floriani che è una persona burbera, eh, taciturna, che non solitaria. parlava, solitaria. E invece, attraverso foto queste dimostra... foto, dimostra un po' il carattere un po' differente. Quando nel senso, il col... le commedie, si presentava, presente... gli... ma eh... anche eh, è sempre in prima pagina. In prima davanti eh, in davanti. prima fila, quindi non era uno proprio. Col... E poi eh, girava. quando era da farsi vedere il fedeva esatto. Quindi... Ecco, ecco, dobbiamo dire, però, qui che veramente abbiamo trovato grosso sostegno, possiamo dire, dal comune sì, di Tenno, sì. eh, dallo dai, stesso dai... comune. Dall'assessore in particolar modo allora, dobbiamo da, Giancarlo, Tognoni, da Giancarlo Tognoni, Tognoni dalla biblioteca di Roberto, biblioteca Eredo, che ci ha dà tutte le foto. Certo. Poi abbiamo i parenti appunto oh, sia ecco. del Coloriani e sia anche della moglie quindi, Lucia Pizzini. Pronipote di pronipote. Lucia Pizzini esatto. e la pronipote di. Floriani, Floriani tramite il fratello, esatto. eh, questo è importante. E quello ci daranno, a, oltre che le, la mostra fotografica, faremo senz'altro alcune vetrine dove ci sarà appunto la donazione dei parenti, delle, dei pronipoti. Dove I ci documenti sarà, che insomma saremo in grado esatto. di, di vedere. Sarà anche un po' una sorpresa, quindi, ecco. Su quindi una bella mostra, ecco. Quindi, Speriamo di sì. Quindi ecco, ritorno a dire che abbiamo avuto anche, che è stata non una sorpresa, però un, veramente l'atteggiamento dei comuni, Arco, anche Arco, Riva e Tenno in particolar modo perché lei da quelle bande che, lì. Certo. E quindi, oltre eh, che questo abbiamo anche delle chicche, eh, delle novità, chicche attenzione alla parola, chicche. chicche novità assoluta, mh. che eh, abbiamo saputo appunto attraverso l'Anagrafe di Riva e Fa del Genere, che Floriani, Giacomo, Floriani, Giacomo è nato al albrione. Ah, fuori arriva, al, fuori al E che Quindi, il primo nome non era primo, Giacomo, no. Non era Giacomo, ma era Pietro. Oh, beh, questa qua. Quindi, eh, è una Quindi, cosa importantissima. Se abbiamo, è un, un topo saputo, di biblioteca. Abbiamo saputo anche addirittura il nome. e partigana, anzi. Il nome, il nome dei... esatto, esatto, dai, insomma, dai, eh, nel eh. suo piccolo. E anche il nome della sorella, che è morta a 23 anni, ecco, Clementina. Quindi, anche le marocchine eh, so abbiamo proprio. insomma alcune novità ho, assolute, capito. Assolute. ho capito. quindi allora, capito, allora avete sentito ritorno al sì. talian per dargli un po' de, eh, per elevare un po' no? anche se Mario Matteotti continua a dire mica il maestro quel chide quel matachio mi dice voi parliamo a Sant'Alian bisogna parlare è sempre in punta allora avete sentito l'attività didattica avete sentito qui o la mostra, la mostra? Poi, ah, poi io scrivo un libro, mi sono permesso di scrivere il libro, dove ho raccolto diverse testimonianze di persone che hanno conosciuto Giacomo Floriano. E quindi una trentina, forse oggi ne ho saputo che magari ce n'è un'altra, quindi 31 testimonianze. E poi qua e là altri, altri servizi, diciamo così, che cercano di rendere migliore questo libro. Quindi abbiamo detto mostra, libro, attività didattica. Ritorno a Livio perché Livio si riesce forse ad intitolare una via a Giacomo Floriani, a Riva del Garda. Ci sono stati degli incontri, ne hanno parlato i giornali, mi pare. No? Certamente sì, mi auguro che questo possa avvenire nella data stabilita, prima comunque piuttosto che dopo. So che il comune di Riva del Garda si sta attivando in modo eccezionale e eh, avremmo individuato anche una via che è, è senza nome che collega un po' l'Albola dove sono nato io dove passava Floriani insomma, quindi cioè, proprio siamo nel cuore, di... nel cuore nel cuore del suo passaggio quotidiano quotidiano insomma frequente anche perché lui si fermava sempre all'Albola a salutare degli amici il pasticcere romano Pellegrini, sì, Pellegrini sì. E al, eh, ai, ai cui figli ha dedicato uno dei componimenti più belli che abbia mai fatto e dopo la Virginia Ron Coroni, mi pare, che è morta prematuramente, che lavorava con lui, credo, alla... C'era la cognata, sì, mi pare. Non? Quindi praticamente, eh, se raggiungiamo questo obiettivo, dopo la scuola che già eh, porta il suo nome, io credo che possiamo essere veramente molto, molto soddisfatti grazie a questa associazione che è nata dal cuore, più che dalla mente, dal cuore, e che riconosce un grandissimo poeta che, insomma... Ecco, rimane un ultimo dubbio, un, ma cosa succederà? Cioè sul, sul portare le spoglie di Giacomo Floriani e della moglie Lucia al cimitero di Calvola. Qui le cose si stanno un po' mettendo, non dico, ma insomma, si sta cercando di portare in porto... Certamente, questo. io ti dirò che questa è stata anche una mia promessa fatta all'ingegnere Riccardo Maroni, a cui... Interessava molto questa cosa. mi Francamente, da Rivano mi piace. Insomma, eh, voglio essere un po' di parte e sentirlo qua a Riva del Garda. però Maroni eh, sarebbe stato il sogno di Maroni. Speriamo che si verifichi. Insomma, lui sì, perché, perché Maroni famoso... ha disegnato anche il cippo. Fuori esatto. No? esatto. Dopo Il Cimitero di montagna è un'eloquente poesia dove lui dice vorrei essere sepolto nella pace di questo cimitero meraviglioso che è il e questo e quello. Esatto, esatto. Quindi se riuscissimo anche nel Cazzaorco futuro a realizzare questo sogno sarebbe credo il massimo dei massimi. Insomma, ecco. e quindi come associazione insomma, abbiamo fatto sì. la nostra piccola parte Certamente. che è messa insieme ad altri tasselli anche Certamente. di altre associazioni perché non vogliamo dimenticare che siamo in collaborazione con l'associazione riccardo Pinter eh, che Certamente. dobbiamo mh, rendere merito che insomma da anni eh, ricordano eh, e, Giacomo Floriani e quindi anche Maroni e quindi anche loro sono con noi però insomma eh, noi di Arco insomma, abbiamo cercato di fare anche noi la nostra parte, perché ho sempre detto, Floriani non è patrimonio solo dei rivani, Benissimo. ma è un patrimonio. Esattamente, anche dirvi. perché la poesia supera qualunque confine territoriale, ma abbraccia tutti i cuori che amano queste parole meravigliose, perché io questo libro, quando lo apro, che ho sul comodino di casa, io sento i Profumi della terra, i vedo i colori dei fiori, sento l'aria della neve, eccetera. È una cosa meravigliosa, cioè, secondo me Floriani non è un poeta, è più di un poeta, è un pittore, anche, possiamo... anche pittore. Ma scherziamo, è una roba incredibile. Insomma. sì. Poi devo ricordare che sul libro di cui ho parlato, e che sto facendo, c'è il contributo eh, in omaggio a Floriani. Non solo di poeti locali che mi hanno han sì, sì, autorizzato sì, a pubblicare, le loro... ma anche poeti, non so, di Rovereto, la Bezzi Cinala, la Ferrari Slomp, Renzo Francescotti, Fox, Balestra, Mussi su del, delle Val Giudicarie, Tonini della Val di Fiemme, quindi ci sono tantissimi poeti che veramente mi hanno mandato una loro poesia per pubblicarla sul libro, in omaggio a Floriani, nel ricordare appunto i 50 anni dalla morte. Mauro, tu invece mi devi dire qualcosa, siccome hai detto che da vent'anni scrivi poesie, ecco, in questi giorni stai scrivendo qualcosa. In questi giorni sto scrivendo qualcosa. E possiamo, mi dici sottovoce, non ci sente nessuno cosa stai scrivendo, l'argomento, qualcosa che ci puoi anticipare? Sempre in dialetto? Perché tu ho visto che scrivi anche in italiano. Anche in italiano, sì. Però devo dire che le tue poesie in italiano sono un po' molto incredibili. Criptiche, criptiche. Beh, criptiche. No? Etimistiche. Certo. Sì, bisogna usare il, il, proprio il trape, ma a volte per cercare di capir, no? trapanare, capisci, pernarghe dente, che è il Marloss, bisogna versare il Marloss. Invece le dialettali sei molto... Più, più sanguigno, più, più, più spontaneo, più percernato. Ecco, eh, dimmi una poesia da eh, che ti stai scrivendo, un se, se te vuoi ti te leggo l'ultima coschetta in ordine di tempo, che risale a cinque giorni fa. Dai, sempre. Cert certamente. Ecco, attenzione che adesso il Mauro ne fa sentire. In anteprima mondiale, possiamo andare in anteprima mm. mondiale? No, dai, in anteprima chi eh, del lato dai. Vai. Stammi vicina not. Col tuo strof che mi strozza i pensieri, col tuo cielo verso e niente. solo per me, con le mie robe. Ti scrivo dentro come vorrei la mia giornata. Tempituro dei colori dei miei amori. Le Te bagno con le lacrime, sto dalla vita, che vai fuori dagli occhi che vede le stelle e gli fa finta che sia solo robe belle. Quindi, stame vicina a notte, mi sì, piace questo segarno sì, sì. che mi strossega i pensieri. Quindi eh, possiamo dire che siamo proprio nella. Da un senso un po' dell'inquietudine personale. Che ecco, è... diventi che sei nella scia di Floriani, ecco, un po' più inquieto il mondo inquieto, esatto. descritto, ecco, te sei un po'. Eh... Inquieto, la tua personalità inquieta da un punto di vista proprio potendo dirlo anche nelle poesie che ti scrivi. italiano sì, sì. è sempre questa inquietudine. Esatto. Cioè? Ma sì, che ti è venuto forse a forza a zappare spaventi col delta plano. Quindi, vent'anni fa, quando si vedeva il delta, perché te eri il primo, quando si vedeva il delta plano, ho, ho iniziato nel, nel lontano 1977. Lui. chi è che veniva sotto mazze di diceva? Era lui. Ecco. Bene. Bene. Allora, detto questo, io direi allora, a questo punto, di eh, riepilogare un po', allora, mi raccomando, avete sentito, abbiamo parlato quindi di mostra, col Tullio, eh. abbiamo parlato di attività didattica nelle scuole primarie con la Rita, mm. il libro, e Livio, l'ENA per uffici e compagnia bella per la via, per le spoglie sarà difficile, e più che difficile potrebbe essere un po' più ritardato il discorso. Allora, ma osso, ma, la, ma, la, ma strada la strada è tracciata, è e, stato, e, esatto, egregiamente da, da, è da, da noi, via, diciamo così, così e quindi penso che possa essere sicuramente più facile arrivare anche a questo. Allora, io direi che a questo punto abbiamo proprio completato un po' il panorama dell'attività che come associazione stiamo facendo. Però adesso per chiudere, eh, non possiamo chiudere così e dire cari amici di Telegrada, appassionati di Letto, arrivederci, eh, no. chiudiamo con due poesie di Floriani, una recitata da Livio e una recitata da Rita, la eh, più giovane poetessa di Italia Trentina, ne facciamo una e una, o fate... Sì, Io direi, uniamo le nostre voci Flor... florianiane o Floriani, Florianiane, no, dai, Florianiane. Dai. Bon, perfetto, e facciamo un pezzo per ciascuno perché la voce femminile e il maschile si combinano armonicamente. Ecco, ecco io ho scelto eh, Santa Luzia perché siamo nel clima invernale, così perché Santa Luzia, poesia conosciuta da, dai nostri nonni, dai nostri avi, eccetera, eccetera, richiama il fascino meraviglioso di una notte che da bambini ci faceva piangere e aspettare il fascino. E Santa Lucia che ti porta i doni. Insomma, ecco. Poi l'incanto si è disfatto nel corso del tempo, ma comunque nel cuore ha immagazzinato questa poesia meravigliosa. Santa Lucia, zona al ciel, piena di stele, per una strada lunga e stretta. Venga cargata di stelle Santa Lucia benedetta, e nelle case senza lume non si sente più nessuno ma fra i caldi scaldaletti, quanti ocioni berechini, ghe che lusen fonte i letti come perle sui Cossini, quanti rizzi piazzaroi gli si muove sui linzoi E una nuda cameretta che lavarda solo i copi, che la mamma Poareta, con la strozzica de popi, che i gaiocci in lagrimai, che si insogna di regai. una bella camminata che i pensieri la consuma, che la nonna impisolata, da s'igual che il nonno fuma, col camin che tira su qualche sogno di A una cuna andinociada che la pianze e la secruzia, che la mamma sconsolata che la prega Santa Lucia. Che tornando su del ciel, la che basa su putel. E de fora, fra i misteri d'esta notte così stupenda, si rinnova sui boccheri le canzon d'esta leggenda. se rinnova il viaggio bel d'esta santa e la senel. Bene, col fascino. De Santa Luzia siamo proprio arrivati in conclusione, però, in conclusione devo ricordare l'evento importantissimo del prossimo 28 aprile 2018: quando è un sabato, ci sarà un grande raduno su al Rifugio San Pietro, vicino alla Baita Floriani, dove appunto avremo la SAD la SAD i tre cori, Lago di Tenno, Anzolinde da Tor, Coro Castel. Tutti gli appassionati del dialetto per un grande appunto raduno in memoria del poeta Rivano. E qui devo ringraziare appunto anche eh, Andrea Berteotti, gestore del rifugio, che si è detto disponibile appunto ad organizzarsi, a rendere appunto agibile il rifugio per questo evento. Ecco però alla fine devo ricordare un'altra cosa che qui avete visto Livio Parisi presidente e sottoscritto Sandro Parisi, Rita. Mauro, Tullio, tutti di associazione, Poi manca però qui eh, un'altra presenza, eh, perché l'Edrio, la telecamera, l'Edrio, quella là, che è il Fabio Gares, perché Fabio Gares fa parte dell'associazione. Quindi grazie anche al Fabio che non la parla, però l'Elu che la registra e quindi un merito va anche a lui. Quindi mi pare di aver detto tutto. Naturalmente vi ringrazio, vi dico ancora ciao, perché vi ho detto che oggi... È la 146 puntata. Quindi pensate quante volte sono entrato a casa vostra. Spero bene accetto di aver suscitato un po' di interesse per il dialetto, che era il compito che cercavo di eh, promuovere. Quindi un ciao veramente di cuore, un grazie per aver seguito questa trasmissione. E naturalmente vi aspetto alla prossima puntata. Ricordando che non. È non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Vedete che dall'emozione, insomma, a Campapina. Ciao a tutti!